Io mi sento di sottolineare innanzitutto che credo che sia un po' improprio parlare di festa, più che altro parlerei di commemorazione, visto che questa giornata nasce in esito a quella tragica vicenda che vide la morte di più di 100 operaie rimaste prigioniere del loro posto di lavoro. Detto questo, purtroppo c'è poco da festeggiare, anche perché i numeri purtroppo sono crescenti, si sente sempre più parlare di violenza domestica e non di violenza non solo fisica ma anche psicologica, e in maniera paradossale molto spesso il carnefice è proprio chi in giornate come queste magari regala un fiore e poi il giorno dopo tende a schiaffi la propria compagna o la propria ex moglie, voglio dire, trasformando la sua attenzione in un'altra forma di attenzione che si manifesta nella maniera più violenta. Perché resistono questi episodi? Perché queste violenze? Per quanto riguarda la mia esperienza rispetto all'incontro che ho avuto con le vittime, da una parte abbiamo sicuramente il carnefice che vive una qualche forma di insicurezza e cerca di dominarla dimostrando di essere il soggetto forte, quindi lo fa delle vessazioni che possono essere di tipo psicologico, lo stalking, con forme di violenza, vera e propria violenza fisica. Dall'altra parte ci sono le vittime che molto spesso non hanno la consapevolezza di essere vittime, quindi tendono a dissimulare la gravità di questi episodi, addirittura si convincono che queste forme di violenza in realtà siano delle forme di attenzione e di amore da parte dei loro mariti, dei loro compagni. Forse un po' in maniera diversa viene avvertita la violenza che si subisce sui posti di lavoro, forse rispetto a quella forma di violenza si comincia ad avere un'apertura diversa, si comincia a comprendere di non dover subire questo tipo di discriminazioni sul posto di lavoro.